Ciao amici, benvenuti e bentornati su Diario Bibliophile. Io sono Erika e questo è un video a sorpresa. Ultimamente sto pubblicando un video ogni martedì e ogni domenica. Infatti ieri ne avete visto uno dove vi parlavo della difficoltà che sto riscontrando in quest'ultimo periodo nel leggere. Questo video è stata la diretta, o forse non troppo diretta, conseguenza del video che avete visto ieri, che è una sorpresa per voi, ma anche e soprattutto per me, perché mi è venuta un'idea brillante. Ve l'avevo già accennata su Instagram, avete risposto entusiasticamente. Se non sapete ancora di che cosa sto parlando, vuol dire che non mi state seguendo su Instagram, quindi vi invito a farlo, trovate il mio account giù nell'info box. La mia idea nasce dalla congiunzione astrale di due idee diverse. La prima idea di questa congiunzione astrale me l'ha data la Reading Rush che si è tenuta la settimana scorsa, dal 16 al 19 aprile, che era fondamentalmente una maratona di lettura che invitava chiunque volesse partecipare a leggere tantissimo. Mentre la seconda idea di questa congiunzione astrale riguarda il mio desiderio di rileggere alcuni libri young adult che sono stati parte della mia adolescenza, i pilastri portanti dell'Erika lettrice di qualche anno fa e soprattutto di questo canale. Quindi insomma, essenzialmente tutti i libri con i quali mi avete conosciuta se mi seguite dall'agosto 2014. Io ho sempre parlato di letteratura per ragazzi perché è un ramo della letteratura che a me appassiona tantissimo, mi ha sempre appassionato tantissimo, ci sono molto affezionata ed è proprio una categoria che mi sta veramente tanto a cuore. E questo canale è nato originariamente proprio per parlare di quello, perché io mi ricordo di aver aperto questi schermi social perché non trovavo nessuno sul web o comunque pochissime persone che parlassero dei miei libri preferiti, quindi mi sono detta ma perché non dovrei farlo io, e quindi è nato così Diario da Bibliophile. Però con gli anni i miei gusti sono cambiati, si sono ampliati, ho cominciato ad interessarmi a tantissime altre cose e la letteratura per ragazzi è scesa un po' nella mia scala di interessi, nel senso che non che non mi appassioni più così tanto, per certi versi forse questa cosa è anche un po' vera, ma non ho trovato dei titoli che mi stuzzicassero particolarmente, tant'è che io non sto più leggendo troppi romanzi per ragazzi e mi dispiace moltissimo di ciò. Mi piacerebbe tanto intraprendere questa avventura letteraria, in primis perché sento il forte desiderio, ora che ho tanto tempo da dedicare alla lettura, di immergermi in un mondo che mi è familiare, in mondi che mi sono familiari, e quindi riprendere in mano tutti quei libri che mi hanno appassionato da morire quando ero una ragazzina. Il secondo motivo è probabilmente quello che mi incuriosisce di più e quello che mi stimola maggiormente in questa folle avventura che vorrei intraprendere, ovvero sarei curiosa di vedere che effetto hanno questi libri su di me adesso. Dunque, do il via ufficialmente, se ci fosse un nastro lo taglierei con un paio di forbici giganti, alla maratona di lettura a tema Young Adult. Una maratona di lettura dove rileggerò alcuni dei libri più importanti della mia esperienza da lettrice, chiaramente libri per ragazzi. Però io in questa challenge voglio portarvi con me, quindi ho pensato ad una serie di contenuti che possano permettervi di seguire questa mia avventura letteraria. Intanto proprio in questo video vi mostrerò tra poco la pila di libri che vorrei leggere in questa challenge, che durerà 7 giorni. Questa domenica invece, il 26 di aprile, vedrete un vlog dei primi giorni di challenge, quindi vi porterò con me nelle varie giornate e farò anche chiaramente degli aggiornamenti di lettura per vedere un po' come procedono le cose, anche perché mi sono data, e vedete tra poco, una TBR un po' ambiziosa. Mentre martedì 28 aprile vedrete il resoconto, quindi vi dirò quanti libri effettivamente sono riuscita a leggere. Se poi volete dei contenuti extra, degli aggiornamenti extra in tempo reale, vi consiglio di seguirmi sul mio profilo Instagram, che troverete, come vi dicevo all'inizio del video, linkato giù nell'info box, perché lì insomma vi terrò aggiornati senza cercare di farvi troppi spoiler, così non vi rovinate i video su come sta andando la sfida. Ma direi che ho fatto abbastanza spigoni, passiamo subito alla TBR. Il primo libro che vorrei rileggere è Il ladro di fulmini, ovvero il primo volume della saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. La saga di Percy è stata una delle saghe più importanti della mia esistenza, della mia adolescenza, è quella saga che mi ha permesso anche di approcciarmi alla lettura in lingua, perché mi ricordo che aspettando i libri della serie Gli dei dell'Olimpo io ero talmente impaziente che ho cominciato a leggermi in inglese. Nota della booktuber, non vi ho fatto vedere il libro di Percy Jackson fisicamente perché è tipo nascosto qua sotto, quindi avrei dovuto ribaltare la mia libreria e ho impilato i miei libri in maniera così diligente che mi sono detta non ne vale la pena, quindi beccatevi l'immagine. Il secondo libro che vorrei rileggere è Città di Ossa di Cassandra Clare, ovvero il primo libro della serie di The Mortal Instruments, sempre di Cassandra Clare, quindi il mondo degli Shadowhunters. Chi mi conosce sa che io sono una grandissima amante di questa serie, o almeno lo ero ai tempi, perché poi Cassandra Clare col tempo mi è scesa tantissimo, sia come persona che come autrice, e soprattutto mi sono scesi moltissimo i suoi libri. Però la serie di The Mortal Instruments e quella di The Infernal Devices sono tra le mie serie preferite in assoluto, almeno per quanto riguarda la mia adolescenza, avranno sempre un posto nel mio cuore
come Simon. Poi mi piacerebbe anche rileggere Divergent di Veronica Roth. La saga di Divergent non è tra le mie preferite, però sarei davvero curiosa di vedere se il primo romanzo mi risulterà ancora forte, tanto quanto mi è sembrato la prima volta che l'ho letto, perché una cosa che mi ricordo di aver detto molto spesso della saga di Divergent è che il primo aveva un sacco di potenziale, poi gli altri sono andati un po' scemando, un po' molto scemando. Vedremo. Il quarto libro che mi piacerebbe rileggere è Cinder di Marissa Mayer, ovvero il primo libro delle Cronache Lunari, ovvero i libri che mi hanno fatto impazzire per tutte le ship. Cinder non è il mio preferito della serie, se fosse per me io rileggerei Cress, però mi pare che sia il caso anche di andare per ordine, quindi partiamo con Cinder e vediamo come andrà, anche perché io proprio di questo libro, ma nella serie non mi ricordo nulla, quindi sono molto curiosa. E infine l'ultimo libro della mia TBR è quello che attendo di rileggere con più trepidazione ed è l'Accademia dei Vampiri di Richelle Mead. Questa è un'altra di quelle serie che ai tempi mi fecero sclerare per le ship, e ve ne ho parlato tra l'altro sia di questo che delle Cronache Lunari nell'ultimo book tag dedicato ai fantasmi e gli young adult passati, che vi lascerò linkato giù nell'info box. Mi ricordo di essermi legata tantissimo a questi personaggi, quindi sono veramente curiosa di vedere se sentirò ancora quel legame che ho instaurato tanto tempo fa con loro. Quindi le mie speranze più rosee sarebbero leggere questi 5 libri nei 7 giorni che mi sono data per questa maratona letteraria. Però mi rendo, ho detto maratona con 2 T, vabbè, dicevo, però mi rendo conto che forse sia un po' troppo ambizioso, quindi è probabile che qualcuno di questi libri verrà scartato in corso d'opera. Stavo anche pensando che potrebbe essere carino fare dei sondaggi su Instagram per chiedere a voi eventualmente quale dei libri scartare e quale invece leggere, perciò se volete essere parte attive anche di questa maratona mi raccomando seguitemi su Instagram. Bene, io direi che adesso mi metto immediatamente a leggere, non vi dico da quale libro parto perché penso che lo scoprirete sia su Instagram che sul blog che vedrete questa domenica, e poi direi che ci vediamo martedì per il super resoconto e vedere come sono andata. Io spero davvero che questa idea vi sia piaciuta, se c'è qualcuno di voi che ha voglia di partecipare a questa maratona me lo faccia sapere, così magari leggiamo insieme, ci confrontiamo, soprattutto se abbiamo scelto gli stessi libri. E adesso vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima, cioè domenica, con il blog e super aggiornamento. Ciao!